Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Grande attesa per la prima puntata pomeridiana di Storie di Donne al Bivio, in onda sabato 21 settembre e in particolare per l'intervista di Manila Nazzaro. I fan sono ansiosi di conoscere la verità sulla gravidanza tanto desiderata dalla ex Miss Italia e si aspettano un lieto annuncio. Manila Nazzaro, 46 anni, ha raccontato di voler diventare di nuovo mamma con il neomarito Stefano Oradei, nonostante l'età avanzata. Durante l'estate sono circolati rumors sulla presunta gravidanza, ma senza conferme. L'attesa è finita nel salotto di Monica Setta, dove Manila ha parlato del suo matrimonio e dell'amore con Stefano. La domanda su una possibile gravidanza ha portato una delusione. «Non si sa, è possibile», ha risposto Manila, spiegando che stanno facendo controlli per realizzare il desiderio. Nonostante un falso allarme alle Maldive, Manila è determinata a diventare mamma. Stefano la sostiene e insieme stanno valutando anche l'adozione. La coppia non esclude la fecondazione assistita, ma per ora si concentrano sui controlli. Manila è ottimista e crede che il loro sogno si realizzerà. La showgirl non vuole lasciare nulla di intentato e farà tutto il possibile per avere un altro figlio. La speranza c'è, ma i festeggiamenti dovranno attendere. La determinazione di Manila e Stefano è forte e insieme affronteranno qualsiasi scenario, genitori. La storia di Manila Nazzaro e Stefano Oradei continua a emozionare e a far sognare i fan che non vedono.